Le famigerate porte chiuse dopo più di 9 ore di discussione non si sono ancora riaperte. Nell'improbabile teatro di Minsk, la capitale bielorussa, ultima dittatura d'Europa, il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Petro Poroshenko hanno fatto lo sforzo di mettere sullo stesso tavolo le carte della crisi nel Donbass. A permettere l'incontro il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ospiti del padrone di casa Alexander Lukashenko sono i primi capi di Stato francese e tedesco a mettere piede a Minsk rispettivamente da 40 e 70 anni. Condizioni eccezionali che non bastano tuttavia a rendere più facile la soluzione a un conflitto che in 10 mesi ha fatto oltre 5.300 morti. Lo status delle regioni controllate dai separatisti, la protezione delle frontiere, un cessate il fuoco duraturo sono tra i temi di un confronto la cui alternativa, come ha sintetizzato Hollande, è la guerra totale nel cuore dell'Europa.